Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questa fiera del mainstream virtuale organizzata da noi del collettivo. Io sono Claudio Secci, il fondatore, e ho il grandissimo piacere di presentarvi intanto la madrina della manifestazione, Emanuela Navone. Ciao Emanuela. Ciao Claudio, grazie mille, ciao. Emanuela Navone, come sapete, ricopre più ruoli in questo frangente. Intanto è una nostra media partner dalla nascita del collettivo ed è la titolare del blog Scriviamolo, ma a questa manifestazione è legata a doppio filo, perché lei è anche la titolare dell'etichetta del gruppo editoriale PubMe, denominata Policromia, che gestisce, seleziona e pubblica tutto quello che è narrativa non di genere. Vanta già un portfolio di una trentina di autori, ha già pubblicato parecchi titoli, molti sono stati anche dei grandi successi con diverse ristampe. Quindi chi meglio di lei poteva essere oggi qui a rappresentare la manifestazione come esperta di genere? Siamo molto onorati e molto contenti. Adesso Grazie. passiamo a parlare dell'autrice che abbiamo qui con noi ospite, Daniela Borla. Ciao, benvenuta. Ciao, ciao Claudia, ciao Manuela, ciao a tutti, ciao agli E qui ascoltatori. ci vorrebbe un'intervista di un paio di ore, perché qui stiamo parlando di un artista totale, un artista tutto tondo, un artista che parte come pittrice e da un anno e mezzo a questa parte ha cominciato anche a regalarci io so che comunque lei scrive anche dei poemi, delle poesie, ma adesso viene a pubblicarci dei racconti. Dei racconti che sono dei gioielli, perché alla fine, quando Daniela mi ha fatto leggere in anteprima il suo libro, io ho trovato un testo maturo, un testo già pronto, un testo che non aveva bisogno di revisioni. Uno stile naturalmente magnifico e comunque distintivo. Quindi siamo stati molto, molto felici di appoggiare, di promuovere la pubblicazione di questo Storie rubate di Daniela Borla con l'etichetta Leucotea, di cui lei adesso ci parlerà. Ho voluto fortemente la pubblicazione di questo libro, tant'è che all'interno trovate anche la mia prefazione, della quale sono molto compiaciuto di aver fatto. E quindi, Daniela, si potrebbero fare tante domande su di te. Partiamo da quella che è la domanda forse più interessante. Come hai vissuto questo passaggio dalla pittura verso la narrativa? È stato un cammino graduale e consapevole perché sono tutte espressioni creative. E quindi il fatto di dipingere e il fatto di scrivere in un certo qual modo poi si collegano. Devo anche dire che la mia attività di scrivere, diciamo così, ce l'ho da parecchio tempo, solamente che non avevo mai pubblicato nulla. E questa è la prima volta, per cui è Eppure questo. sembra l'ennesimo libro, non sembra il primo. Invece no, è il primo e sono molto contenta perché è piaciuto tanto e quindi anche perché si legge, diciamo così, tra la frutta e il caffè, è molto veloce da leggere. Molto, molto bello, molto, molto bello. Daniela, soltanto per dire ai nostri ascoltatori, i racconti che troviamo in questo libro, che sono uno più bello dell'altro. Da dove derivano? Da dove arrivano? Io lo so, ma diciamolo anche a chi deve comprare il tuo libro. Beh, intanto sono racconti di vita vissuta, sono storie che mi sono state raccontate oppure che io ho ascoltato e trattano gli argomenti del quotidiano. Posso dire che ognuno di noi si può trovare almeno in uno di questi racconti. Ci sono tematiche anche delicate, tematiche di dolore e anche di allegria e insomma. Anche un po' di, che ne posso dire, si può dire erotismo? Sì. Si può dire? Sì. Assolutamente, L'ho detto. assolutamente sì. Allora, Ecco. Emanuela. Guarda, io ho avuto il piacere di conoscere Daniela già l'anno scorso e è una persona veramente
veramente alla buona, come diciamo noi lì nel mio paese, è una persona veramente splendida, ha avuto l'occasione anche di avere il suo libro, è un libro piccolino. Io personalmente sono una che ama i libri lunghissimi, tipo Signore degli Anelli, sono molto, che più sono lunghi più sono contenta. Però il libro di Daniela è proprio piccolino, si legge come diceva lei in tempo di un caffè, però è veramente, veramente merita. Sono storie, piccole storie, alcune sono proprio di una pagina, mezza pagina. Sono veramente storie piccole, ma lei, Daniela, è proprio riuscita in qualche riga a raccontare tutto quello che c'era da dire senza essere né troppo prolissa né troppo vaga. Quindi sono stata veramente contenta di conoscere questa pittrice, questa scrittrice. Faccio giusto una domanda di contorno, di colore. Il quadro che hai dietro l'hai dipinto tu o però ho messo una cosa che non c'entra niente? No, il quadro che ho dietro l'ho dipinto io. Anzi, Manuela, devo dire che è in fase di elaborazione ancora. Sì, è per quello che è qua. Ok. Daniela, io... Alu, devi fare un'altra domanda, se no, ne avevo una io. No, volevo giusto sapere del quadro e basta. Eccolo. No. Daniela, noi ti abbiamo goduto molto bene con i racconti. Intanto so che è in procinto di uscire un libro, probabilmente nelle prossime settimane, purtroppo per pochissimo non facciamo in tempo a farlo avere in questa fiera, ma le persone comunque cercandoti devono sapere che da giugno possono ordinare il tuo nuovo libro, di cui penso che il titolo si possa dire, ormai certo, il titolo... volentieri. Allora, di che cosa parlerà il prossimo libro che possiamo cercare e il titolo? E allora, il titolo è un po' lunghetto, è La casa delle bambole di vetro, che tu conosci bene, Claudio, perché anche... Ho avuto l'onore di farti la prefazione anche qui. Una bellissima prefazione, ti ringrazio. Grazie. E beh, questa è una storia dolorosa, comunque, che si protrae nel tempo, ci sono degli spezzoni che riguardano il presente, il passato remoto, ed è una ricerca, praticamente la ricerca di una donna che non sa da dove viene, quali sono le sue radici, però questa lunga ricerca la porterà a qualcosa di non molto positivo, però adesso non dico altro perché le bambole di vetro sono comunque... Dimmi. No, lo dico, non starci a raccontare tutto perché sennò poi... Non dico di bene. No, basta. Noi ti ringraziamo, ovviamente io avrò piacere di farti un'intervista un pochino più strutturata. Ecco, grazie di farci vedere il libro. Eccolo qua. Giusto, grazie Dani. Eccolo. Dani, io so che ci saranno anche dei segnalibri per i fortunati che ti chiederanno il libro. Sì, perché io non riesco tanto a staccarmi dalla mia parte un po' così di pittrice, e quindi ci sarà anche un gadget di praticamente un segnalibro dipinto. Daniela, io quel segnalibro lo voglio a tutti i costi, quindi mi ricompro il libro di nuovo piuttosto. anch'io. Ve lo porterò volentieri alla prossima fiera. Allora, Emanuela, allora, come possono fare i lettori per avere questo libro? Allora, innanzitutto questo segnalibro anch'io premetto che lo voglio anch'io, quindi mi offendo se non me lo dai, non scherzo. Ci sarà! No, allora, anche in questo caso, se siete interessati a questo libro, e io ve lo consiglio perché è veramente un libro ben fatto, seppur piccolino, ma veramente un libro ben fatto. E vi consiglio di commentare sotto questo post, questa intervista, e la Daniela ve lo manderà a un prezzo di fiera con spedizione inclusa insieme a questi bellissimi segnalibri. Anche Daniela, come tanti altri scrittori, anche lei ha poche copie di questo libro, quindi se siete interessati vi consiglio veramente di commentare subito e di comunque accaparrarvi una copia, perché comunque un libro che merita veramente, lo dico come madrina ma lo dico anche come lettrice. Io ringrazio Daniela. Vi ringrazio molto, Manuela, Claudio, grazie a chi mi ha ascoltata.
E ringrazio anche Claudio. Grazie. Daniela, noi siamo stati onorati di averti a questa fiera. Io di più. Sei un'artista veramente completa, un'artista eccezionale, e io invito le persone non soltanto a seguire la tua bibliografia, ma anche a insomma, venire alle tue mostre, alle tue personali, dei quadri che fai, perché sono molto innovativi, non sono i soliti quadri che si vedono in giro. Quindi grazie per grazie essere a questa fiera con noi, sei veramente un artista gioiello. Vabbè, sono un po' di parte, però so che comunque grazie a te non, che sono mi ad non sono solo io ad apprezzarti. Grazie Dani. Grazie, grazie Claudio, grazie Emanuela, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.